soprattutto ai miei migliori amici. A chiunque? Michele Seita è il mio migliore amico, ho il dovere di andare da lui e confessargli tutto. E cioè? Che voglio andare a letto con sua moglie. Vabbè, ma tu sei pazzo. Sono pazzo di frigo. No, scena devi... tu sto dicendo. Ti devi calmare, fammi capire, che vorresti farci? Vorresti andare un attimo, come si chiama, Michelino, giusto? Un uomo d'origine. Vabbè, l'amico carissimo Michelino. Ecco, vai da lui, gli chiedi un attimo se puoi... No, un attimo, normale. Vabbè, ma quella è la moglie. E lo so, la conosco. E che se quella dice sì? Pure il suo cile, lei che si sto dicendo? Ma che vuole il suo cile? E poi chiunque in paese si sentirebbe in diritto di chiedere la stessa cosa. No, vero. E perché? Come perché? Che fa? Te dice sì a me. Ecco il problema. Voglio dire, a un altro dice no, questo volevo dire. Tra me e un altro a caso. A caso. C'è sta una bella differenza. Perché? Io devo morire. No, prima di tutto non è sicuro. Ma ti dispiacesse se mi salvo? Tu come stai facendo di robe, guardi. Vabbè, adesso hai detto sta sciocchezza, mo vattene a casa. E se invece fossero loro? Chi? Se io non vado contro il comandamento, no? Del desiderio della donna degli altri. Ma se fossero loro, se fosse lei la donna degli altri, a desiderare di soddisfare il mio desiderio, cioè se Frida si mette d'accordo con Michele e decidono per generosità di farmi un regalo, un omaggio. No, adesso basta, Roberto. Per carità cristiana. Ah, ma stai pure bestemmiando. Perché? Ma come, scusa, la carità cristiana, vai da Michelini, chiedi il permesso e quella Frida dice sì. Allora dice sì. E quella dice sì. Bravo, è un'ottima idea, Leonardo. Allora corro da loro prima che parta l'aereo. Dove se no non faccio a tempo, vado da Michelino e gli spiego tutto. Per carità cristiana, grazie del consiglio. Roberto, aspetta, qua consiglio. Addio, Leonardo. Voglio morire senza rimpianti. State pure. Roberto! No, aspetta!